Io lo conosco, questo fruscio di canneti sui declivi aridi contesi alla frana, e queste rocce magre dove i venti e le nebbie danno convegno ai silenzi che gravano a sera sul passo stanco dei muli. È poca l'acqua che scorre e le vallate son secche, spaccate d'argilla. Di qui le mandrie migrano con l'autunno avanzato per la piana delle marine, tuffandosi i passi nelle paludi. Di qui è passata la malaria per le stazioncine sul basento, squallide, segnate d'oleandri. Da noi la malva rosa è un fiore che trema col basilico, sulle finestre tarlate, in un vaso stinto di terracotta, e il rosmarino cresce nei prati, sulle scarpate delle vie, accanto ai buchi delle talpe. Da noi riposa il falco e la civetta segna la nostra morte. Da noi il mondo è lontano, ma c'è un odore di terra e di gaggia, e il pane ha il sapore del grano. Signori e signore, benvenuti alla quinta edizione del premio Dino Adamesseano. Abbiamo deciso di iniziare questa edizione con il ricordo del compianto giornalista Mario Truffelli. Doveroso l'applauso. Giornalista, poeta, scrittore, grande amico del maestro Dino Adamesseano. Insieme hanno scritto un capolavoro, L'ombra di Barone, Viaggio in Basilicata, dove hanno raccontato la Magna Grecia Lucana. Lo stesso Truffelli molto spesso ha esaltato la figura del maestro Dino Adamesseano paragonandolo a Pitagora per aver saputo riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale dell'antica Lucania. Le parole del presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ci permettono di ricordare al meglio questo compianto giornalista. È morto Mario Truffelli, decano dei giornalisti lucani. È stato anche un fine poeta, nei cui versi trasuda lucanità. Con lui se ne va un pezzo di storia del giornalismo lucano, quello fatto di rigorosità, credibilità e affidabilità. È stata la voce, gli occhi e il racconto dell'Italia e della Basilicata. Questo è il commento di cordoglio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e io chiedo un altro applauso doveroso per il maestro Mario Truffelli. Il compianto maestro. Bene, diamo ufficialmente il via a questa quinta edizione del premio Dino Adamesseano, che si avvale di patrocini molto importanti: l'Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, il Ministero della Cultura, la Regione Basilicata, l'UPI Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Policoro e il GAL Start 2020. Questa iniziativa culturale, come dicevo, è giunta alla quinta edizione. Vuole onorare la memoria di questo illustre maestro, cittadino del mondo policorese d'adozione. Questo maestro ha scavato nella storia della Magna Grecia e ha ridato vita non solo alla Magna Grecia ma anche a Policoro. La sua incredibile curiosità, voglia di scoprire, il suo instancabile lavoro, la sua energia lo hanno portato sempre a sperimentare nuove tecniche come l'indagine aerea, lo studio delle foto aeree del territorio o ad istituire i musei nelle zone di rinvenimento degli scavi o a dar vita addirittura ad una vera e propria rete museale qui in Basilicata. Questa iniziativa culturale servirà a rendere il patrimonio culturale, l'eredità lasciata da questo grande maestro, più fruibile a tutti, soprattutto alle giovani generazioni che avranno modo di scoprire le radici più profonde della Basilicata, avranno la possibilità di imparare da un grande maestro
la meraviglia che ci circonda. Ed è per questo, per omaggiare questo studioso di fama internazionale, è stato realizzato anche proprio un premio, Dino Adamesseano. A dar vita al premio è stato Giovanni Marchetta, in arte Margiò, che non si è limitato solo a realizzare il premio Dino Adamesseano, ma ha realizzato anche un altro meraviglioso capolavoro dal titolo Eusun, io sono il maestro. Bene, vogliamo scoprire con quale creatività, con quali colori, con quale fantasia ha dato vita a questa opera. Invito a raggiungermi sul palco Giovanni, l'artista Giovanni Marchetta, in arte Margiò. Il bello della diretta. Infatti, buonasera. Buonasera. Dei colori meravigliosi che richiamano anche la terra lucana, come è riuscito a dar vita a quest'opera meravigliosa. Sì, infatti l'intento era proprio quello di usare colori che andavano dal marrone agli ocra, proprio in simbolo della terra. E Eusun come presenza costante sul territorio, visto che anche tu dicevi questa cosa. Niente, l'opera è visibile qui. Non ho voluto un Dino Adamesseano giovane, ma così come lo ricordavo io, da una foto concessami dalla signora Buongiorno, Concetta, e anche grazie a lei io avevo conosciuto Dino Adamesseano, quindi ho avuto questa grande fortuna. Bene, e adesso un momento, il doveroso applauso, il meritato, grazie. Applauso. E adesso un momento solenne, perché l'opera verrà consegnata al Museo Archeologico Nazionale della Siritide nella persona del direttore, il dottor Carmelo Colelli, e questa sera abbiamo anche un'altra presenza molto prestigiosa, la direttrice del Sistema Museale di Basilicata, l'architetto Anna Maria Mauro. Io l'invito a raggiungermi qui sul palco. Buonasera, bentrovati, buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, salve. Prego, conquistiamo. Grazie. Il centro del palco. Immagino un'emozione grandissima ricevere un'opera che esprime la figura di questo maestro che tanto ha dato alla Basilicata e tanto è stato importante nell'istituzione dei musei. Eh sì, buonasera a tutti. Dino Adamesseano, per noi che lavoriamo nel Museo della Cultura. Io sono Anna Maria Mauro, e Carmelo Colelli, che è direttore del Museo di Policoro. È l'istituzione, è il senso dell'appartenenza a questa terra. È una persona che io non ho conosciuto, ma dal racconto nel museo, dalla storia dei nostri archivi, è una persona speciale, è lungimirante soprattutto, perché ha dato l'incipit all'archeologia qui in Basilicata, proprio grazie alla sua visione dall'alto che aveva di questo territorio. Le scoperte che poi abbiamo attraverso gli scavi nei musei, nelle nostre vetrine, sono grazie a lui. Mi dispiace molto, ogni volta lo dico, di non averlo incontrato, perché chiunque ne parla benissimo, in tutti i volumi scritti su di lui, una persona buona, lungimirante, amichevole, e doveva essere davvero una bella persona. E quindi aver dedicato a lui il premio, ma anche in Basilicata molti musei sono intestati a lui, proprio perché nel 60 è stato il primo sovrintendente della Basilicata, e quindi è stato l'avvio con lui dell'archeologia qui in Basilicata, delle ricerche, scavi, scoperte e musealizzazione. Quando ancora nel 64 non si parlava di musei, lui ha dato l'incipit con l'antiquario a Metaponto e qui a Policoro, e quindi ha creato quello che poi nel tempo fino ad oggi è la rete museale. Quindi un uomo straordinario, con un'apertura mentale da pochi in quegli anni. Grazie. Direttore, consegneremo questa sera il certificato di autenticità e poi avverrà la consegna ufficiale dell'opera. Un museo che è sempre molto attivo, le presenze aumentano. Grazie per l'invito. Sì, il museo cerchiamo di renderlo il più attivo e attrattivo possibile ai policoresi innanzitutto, e poi a chiunque viene a visitare questo territorio, quindi sempre e comunque nella memoria di Adamesseano, che è presente dovunque nel museo. Chi di voi ci viene a trovare lo vede appena si entra, lo vede nelle varie sale, è sempre presente, perché veramente l'archeologia della Basilicata e di Policoro nella fattispecie deve tantissimo a questa persona,
un pioniere, una persona straordinaria che ha avuto una vita veramente intensa e ha fatto tantissimo per la cultura in questa regione. Bene, direttore, prego, conquisti il centro del palco e procediamo con la consegna. Il certificato di autenticità dell'opera, sì. E all'interno trova tutti le varie opere che sono state fatte a lui. Okay. Grazie mille. Grazie mille. Bene, naturalmente l'invito è esteso anche alla dottoressa, alla sua straordinaria presenza questa sera. Bene, un applauso per siglare il momento. Grazie a voi. E io posso congedare i miei ospiti. Una sinergia molto importante è quella che si è instaurata tra l'Italia e la Romania. E la famiglia D'Amestiano è anche molto vicina al premio ed è per questo che vorrei salutare una rappresentante della famiglia D'Amestiano, Cristina Ungureano, che è presente alla manifestazione qui in platea, e il premio, l'organizzazione del premio ringrazia la famiglia D'Amestiano anche nella persona di Cristina proprio per la vicinanza che continua ad esprimere, a supportare tutti gli anni, in tutte le edizioni, il premio sempre con grande entusiasmo e davvero con grande dedizione. Procediamo con la prima premiazione ufficiale della serata. Vi parlavo di questa sinergia importante tra Italia e Romania e quindi è arrivato il momento di premiare Sua Eccellenza Gabriela Dancau, e ve la introduco brevemente così. È stata nominata ambasciatore di Romania presso la Repubblica Italiana, la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino, diplomatica in carriera da oltre 20 anni. A Gabriela Dancau è stato conferito il grado di ambasciatore nel 2021. Si è laureata presso la Facoltà di Cibernetica, Statistica e Informatica Economica dell'Accademia degli Studi Economici di Bucarest, è una docente esperta. Prima di ricoprire le funzioni di ambasciatore aveva assunto l'incarico di console generale presso il Consolato Generale di Romania a Lione. È stata direttrice del Dipartimento Relazioni Consolari del Ministero degli Affari Esteri, console presso l'Ambasciata di Romania a Parigi. Potrei ancora andare avanti per molto, mi fermo qui. Diamo il benvenuto a Sua Eccellenza Gabriela Dancau. Buonasera, bentrovata, ci possiamo accomodare. Buonasera, sì. Buonasera, bentrovati. Prego. Innanzitutto desidero esprimere il mio grande onore e allo stesso tempo l'emozione di essere a Policoro, la città del cuore di Dinoa D'Amestiano. Sua Eccellenza, quanto è importante, quanto è stato finora importante la figura di questo maestro per il suo paese? Porgo un caloroso saluto al pubblico di questa sera, alle autorità locali e regionali, al sindaco di Policoro, al consigliere regionale, e desidero rivolgere il mio ringraziamento all'Associazione Culturale Idealmente e al suo instancabile presidente Fabrizio Labriola per l'onore che mi fa. Franco, ma va benissimo. Franco Labriola. Franco Labriola, mi scuso. Per l'onore che mi fa conferendomi questo importante premio, ma anche per il modo in cui si adoperano per mantenere viva la memoria del celebre archeologo Dinu D'Amestiano e per portare avanti la sua prestigiosa opera. Mi ha chiesto che rappresenta Dinu D'Amestiano per noi i romeni. Dinu D'Amestiano è una delle personalità straordinarie dell'archeologia classica. Nato nell'attuale distretto di Giurgiu, iniziò i suoi studi in Romania e li proseguì in Italia, ottenendo nel 1939 una borsa di studio presso l'Accademia di Romania in Roma con il sostegno del suo mentore Scarlat Lambrino, che fu anche il direttore dell'Accademia di Romania in quella epoca. Negli anni successivi
durante la guerra, in un periodo travagliato per l'intero mondo, rimane a Roma svolgendo l'attività di bibliotecario e curando la collezione tenuta aperta per i ricercatori. Nel 1947, quando le autorità del regime comunista instaurato in Romania decidono di chiudere l'Accademia di Romania, il giovane archeologo si rifiuta di tornare nel paese dove avrebbe rischiato di soffrire sotto il nuovo governo comunista e rinuncia alla sua cittadinanza romena. Ma rimarrà per sempre legato alla Romania e ai suoi amici. Grazie al modello di ricerca complessa che Dino Adameșteanu realizzò nel sud Italia e nel contesto di una temporanea e relativa riapertura della Romania verso l'Occidente nel 1968, i contatti diretti con l'esperienza e le realizzazioni di Dino Adameșteanu ebbero effetti anche nel nostro paese. Vorrei ricordare solo la riorganizzazione del Museo archeologico di Tulcea, divenuto per alcuni anni un vero e proprio punto di riferimento per quella che avrebbe dovuto e potuto essere un'esposizione specifica per la regione. Nel contempo, a Bucarest fu istituito un dipartimento di fotogrammetria aerea sotto l'attento controllo del Consiglio della Cultura e dell'Educazione Socialista e soprattutto della Securitate, affidato ad Alessandro Simion Ștefan, un archeologo formato in tale ambito dallo stesso Dinu Adameșteanu. Quanto esposto è soltanto una piccola parte del generoso sostegno che Dino Adameșteanu ha dato all'archeologia del suo paese natio, in collaborazione in un perenne contatto con Emil Conduracchi, direttore fino al 1971 dell'Istituto di Archeologia di Bucarest. Di fatto, a partire da quell'anno, quasi tutti gli archeologi di archeologia classica dell'Istituto e molti altri della Romania furono invitati uno per uno sotto tali auspici in Italia. In questo modo si poteva entrare in contatto diretto con la scuola ideata da Dino Adameșteanu e in generale con i monumenti, le scienze, le biblioteche e gli specialisti italiani e stranieri. La possibilità di ritornare e studiare in Europa, ma anche presentarsi lì prima di quanto si potesse sperare nelle condizioni restrittive di allora, è stato infatti uno dei doni più preziosi offerti agli archeologi e agli storici romeni, di cui i più giovani hanno potuto fruire quasi tutti. Si può persino affermare che il professor Dino Adameșteanu, con i suoi sforzi personali e con l'aiuto delle istituzioni e delle autorità italiane che lo hanno stimato, ha sostituito, almeno in parte, la funzione essenziale della Scuola Romena di Roma, di cui l'Accademia di Romania si è fatta carico solo nel 2000. Ritengo che Dino Adameșteanu abbia aiutato con discrezione e grandezza d'animo la madrepatria e l'archeologia romena dal momento in cui ciò è stato possibile, e abbia continuato con lo stesso ottimismo e la medesima devozione finché gli è stato possibile, fino alla fine dei suoi giorni. Lo scienziato e professore Dino Adameșteanu è rimasto sempre lo stesso uomo, dotato delle qualità più brillanti e a coronamento di una vita dedicata alla scienza. Sono dunque tanti i motivi per cui tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno letto o sentito parlare dei suoi straordinari successi devono continuare a essere fieri di lui, un romeno diventato italiano e universale allo stesso tempo.
Complimenti. Grazie. Iniziative come queste servono a favorire il portato culturale di questi grandi studiosi. Questa sinergia Italia-Romania la vede molto spesso anche coinvolta in iniziative con il Ministro della Cultura San Giuliano. Lei è molto attiva proprio per dar vita a queste iniziative culturali che favoriscono le relazioni tra i due paesi, che hanno radici culturali comuni e che in questo modo riescono a vivere queste esperienze culturali in modo condiviso. Poi lei è una donna, il tocco di una donna forse riesce a regalare qualcosa in più al suo lavoro. La carezza di una donna può guarire le ferite di una terra. La ringrazio per le sue belle parole. È vero che dall'inizio del mio mandato a Roma ho provato di presentare la cultura del mio paese, e ho organizzato con il appoggio importante del Ministero della Cultura una grande mostra archeologica che si chiamava Dacia, l'ultima frontiera della romanità, presentata per 5 mesi alle Terme di Diocleziano in Roma. Bene. L'ambasciatore, il già ambasciatore italiano a Bucarest, Mario Cospito, le vuole rivolgere un particolare saluto, lo fa attraverso un video che regaliamo a lei e regaliamo a tutti i presenti. La ringrazio molto. Che bella sorpresa. Buonasera, buonasera a tutti, saluto in particolare Franco Labriola per avermi voluto far inviare questo messaggio da remoto e mi scuso con i presenti per non essere lì con voi, anche perché lo ero fino a poche ore fa, ma impegni importanti e urgenti di lavoro mi hanno fatto rientrare a Roma con un leggero anticipo, ma vi assicuro che l'abbronzatura è una abbronzatura tipicamente poligorese. E mi dispiace ancora di più non essere lì con voi, perché ho notato che tra i premiati vi è la cara amica e collega Gabriela Dancao, ambasciatrice di Romania in Italia, a cui mi lega, diciamo, una sincera amicizia. E quindi mi congratulo vivamente con lei e gli auguro ovviamente il miglior soggiorno nella mia Policor, così come saluto e mi congratulo con gli altri premiati di questa serata che ho letto sono davvero di altissimo livello. Ho già detto in altre occasioni, credo proprio nell'occasione della prima edizione del premio Dino Adamesteanu, di questo fil rouge che mi ha legato alla Romania sin dall'infanzia, quando vedevo tra le strade, tra le vie di Policoro, questo signore vestito di bianco, del quale poi ovviamente ho apprezzato successivamente le grandi capacità come scienziato, archeologo e cultore della antichità. Un fil rouge poi che mi ha portato ad essere anche accreditato dal governo italiano all'ambasciatore d'Italia in Romania, di cui ovviamente conservo sempre un gradevolissimo ricordo. E qual è, insomma, in poche parole, qual è il messaggio che il grande maestro ci ha lasciato e credo che sia anche alla base anche di questa iniziativa? È un messaggio chiaro, un messaggio con il quale il grande maestro ha voluto dirci: scoprite il passato, apprezzate il presente e vivete il futuro. Un messaggio chiaro che il grande maestro poi ha realizzato nella sua lunga e gloriosa attività. E anche un messaggio in fondo che lega in una sorta di triangolo virtuale regioni importanti della nostra Europa di oggi, ma della romanità di quei tempi, che unisce appunto la Romania, la Dobrugia da cui proveniva il maestro, la Grecia che ovviamente poi ha colonizzato questo territorio, la Siritide dell'antica Magna Grecia e l'Italia appunto del sud, in particolar modo in questo caso l'antica Eraclea. Quindi è un messaggio importante soprattutto in un'epoca come quella che stiamo vivendo, è un messaggio di ricerca delle proprie origini, di affermazione delle proprie
caratteristiche attraverso le armi della cultura, le armi del bello, le armi del grande pensiero filosofico greco e della grande poesia romana. E a proposito di grande poesia romana, quando ero in Romania mi colpì questo fatto, cioè che il grande poeta latino Ovidio fu mandato in esilio nella Dobrugia romana e trovò la morte poi, morì a Timiș, l'attuale Costanza sul Mar Nero, e il grande maestro Domestiano aveva lasciato la sua Romania per recarsi in Italia in tempi turbolenti per quel paese, e dove poi ha trovato ovviamente la sua fortuna, la sua realizzazione, come dicevo prima, in quanto scienziato, in quanto cultore dell'archeologia, e dove riposa proprio, come sapete, nel cimitero di Policoro, in una tomba speciale rivolta verso il Mar Ionio, e qui ritorna quel famoso triangolo di cui parlavo in precedenza. Mi fermo qui, mando ancora tantissimi e cari saluti a tutti voi ed auguro il migliore, ovviamente, e lungo successo di questa bella iniziativa e buona serata a tutti. Ebbene, dopo aver conferito nell'edizione del 2019 il premio ad Amesteano al Gian Basciatore Mario Cospito, è arrivato il momento di premiare la sua eccellenza. Conquistiamo il centro del palco e prima di chiamare chi la premierà, invito a salire sul palco la console speciale di Romania Bari, la dottoressa Ioana Gheorghias, per un saluto istituzionale. Buonasera, bentrovata. Buonasera. L'Italia vi dà il benvenuto. Grazie. L'Italia ha sempre dato un caloroso benvenuto a tutti noi e alla comunità che abbiamo l'onore di rappresentare in questo paese. Quindi ci pregiamo di rivolgere un sentito ringraziamento, non soltanto per l'accoglienza, per questo tipo di benvenuto, ma anche per quello che state facendo per evocare e valorizzare i valori culturali, così come il nostro grande maestro Dino ad Amesteanu rappresenta per tutti quanti. Grazie. Grazie a voi. Ci onorate della vostra presenza questa sera. Procediamo alla premiazione ufficiale, grazie dottoressa. Invito qui sul palco il primo cittadino di Policoro, l'avvocato Enrico Bianco, ed il consigliere regionale Piero Marrese. Sindaco, ben trovato, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera consigliere. Buonasera a tutti. Sindaco, un'iniziativa per valorizzare un cittadino illustre di questa città, un concittadino illustre. Sì, è un'iniziativa nel corso degli anni, per questo devo ringraziare Franco Labriola, la sua associazione. Nel corso degli anni hanno alzato anche ogni anno sempre di più il livello di questo premio attraverso gli ospiti illustri che sono presenti qui questa sera. È un modo per richiamare l'attenzione sulla nostra storia, sulle nostre origini, sul grande patrimonio storico, archeologico che ha questa città. Nella memoria di Dino ad Amesteanu, che ha regalato alla città questo grande patrimonio, questa grande eredità che noi abbiamo il dovere di oggi di valorizzare. Siamo una città in continua trasformazione, una città che guarda al suo futuro dal punto di vista soprattutto turistico. Noi abbiamo bisogno in questo percorso di richiamare l'attenzione su questi valori, sul culturale, sul grande patrimonio culturale e archeologico di questa città. Vanno bene i servizi, va bene il mare, quello ce l'hanno tanti. Questo grande patrimonio ce l'abbiamo noi, dobbiamo saperlo valorizzare al meglio e indirizzarlo verso il nostro destino anche di sviluppo turistico. Io ho avuto il piacere ieri di ospitare Sua Eccellenza l'ambasciatrice al comune, abbiamo avuto modo di condividere
la opportunità di relazioni tra la nostra città, la nostra regione, in generale l'Italia, e la Romania, quindi c'è l'occasione, ci sarà l'occasione nel futuro di avviare degli scambi culturali tra queste realtà. La ringrazio per la sua presenza qui a Policoro. Auguro a tutti buona serata. Consigliere, abbiamo tutte le istituzioni presenti questa sera, è importante il messaggio che danno le istituzioni, anche questa sinergia, insomma è importante qui questa sera la vostra presenza. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io sono onorato di essere qui a affiancare il primo cittadino per premiare l'ambasciatrice, ma non solo, per riconoscere e ringraziare anche Franco Labriola e tutto lo staff, tutti coloro che danno una mano. È un momento importante, non solo perché valorizziamo un maestro che ha dato tanto al territorio e che ci ha permesso ancora di più di fare e di credere nella forza della cultura e dell'archeologia, ma ancora di più perché attraverso questo premio ogni volta si accendono i riflettori e si comprende quanto è importante fare cultura, quanto è importante lavorare su questo terreno. E un po', pure per l'esperienza che ho vissuto da Presidente della Provincia fino a qualche mese fa, voglio informare anche i cittadini di Policoro che abbiamo costituito, visto la direttrice del museo, che saluto pure io insieme ai direttori dei musei, abbiamo costituito un comitato scientifico per poter candidare a patrimonio UNESCO tutta la Magna Grecia. Questo proprio perché crediamo fortemente nel valore della cultura, di quello che può rappresentare una grande opportunità per la crescita di tutto il territorio, a partire da Taranto fino ad arrivare a Calabria, proprio per poter dare valore a questo impegno e alla forza preziosa dell'archeologia e della cultura. Bene, grazie, procediamo, conquistiamo il centro del palco e procediamo con la consegna ufficiale del premio, con la lettura della motivazione. Allora, conferito a Sua Eccellenza Dottoressa Gabriella Dancau, ambasciatrice di Romania in Italia, San Marino e Malta, per le sue incommiabili competenze e professionalità nell'intessere i rapporti con la nostra nazione e per rappresentare una rinomanza in onore in nome del grande maestro Dino Adonestao. Concediamo qualche minuto per la foto di rito per immortalare questo momento. Bene, grazie, grazie e grazie a Sua Eccellenza. Grazie, sera. Bene, procediamo con il secondo, per meglio dire, la seconda premiata di questa sera. Questa sera saranno premiate personalità illustri in vari campi della cultura, dell'arte, ed è arrivato il momento di assegnare il premio Dino Adamesseanu alla carriera, assegnare un premio speciale alla carriera ad un'attrice molto amata, apprezzata, Anna Ferruzzo. Vorrei introdurvela così. L'ultima interpretazione di Anna Ferruzzo è quella della madre di Elisa Claps nel film Per Elisa, il caso Claps, una miniserie Rai di grande successo. Debutta davanti alla Cinepresa quando Denis Rabaglia la sceglie per recitare in azzurro con Paolo Villaggio. Successivamente prende parte come protagonista al film Il Miracolo, Saimir, anche Libro va bene, Stella di Gabriele Salvatores. In seguito lavorerà molto per il cinema d'autore. Nel 2016 parteciperà al film di Irene Dionisio, Le ultime cose, presentato alla 73esima mostra del cinema di Venezia, e a quello di Fabio Mollo, Il padre d'Italia. Tra le interpretazioni più recenti per il cinema troviamo Palazzina Laf, 10 minuti, in teatro, in palcoscenico, recita anche in Giovanna d'Arco, La tessitrice, per citarne solo alcuni, collabora con Renato Carpentieri. Diamo il benvenuto all'attrice Anna Ferruzzo. Innanzitutto grazie di essere in tanti, grazie a chi mi ha voluta qui stasera e sono emozionata perché comunque è un premio che in qualche modo esce dai miei ambiti, ma ne sono onorata. Io sono figlia comunque di una terra gemella, sono figlia della Puglia, di Taranto appunto, e quindi in qualche modo essere rappresentante in ambito artistico della Magna Grecia è per me un grande onore. Grazie.
Questa sera si racconterà, scopriremo qualcosa in più su di lei e per farlo diamo il benvenuto ad uno scrittore e ideatore della trasmissione televisiva Vox Libri, Antonio Orlando. Io buonasera, vi lascio il palcoscenico per questo momento di approfondimento. Grazie. Grazie a te. Buonasera, buonasera. Intanto chiedo un applauso perché ha un po' di febbre, quindi per essere qui con noi, Anna, l'ho detto io. Ho scoperto di non essere l'unica, evidentemente i mali non sono sempre di stagione, ecco, vengono anche fuori. Perché Anna è qui? Perché io e il presidente l'abbiamo vista nell'Odissea di Baricco a Taranto, quindi lei con la Magna Grecia e col teatro ci va a nozze. Però è famosissima per la madre di Lisa Claps, no? Che riguarda la nostra terra. Voglio chiederti questo, come ti hanno accolto in Basilicata mentre giravate il film? Innanzitutto c'è stato un lavoro di preparazione, perché la storia di Elisa Claps è purtroppo una storia drammaticamente vera, che peraltro io conoscevo perché da fanciulla, diciamo così, avevo conosciuto la figura di Filomena e di Gildo Claps, perché mia mamma guardava Chi l'ha visto, ed è la trasmissione nella quale loro andavano a fare questi appelli disperati in cui cercavano in tutti i modi questa ragazza scomparsa e cercavano di far venire fuori quella drammatica verità che in qualche modo loro già conoscevano. Quindi era una figura, quella di Filomena, che mi aveva molto colpito per la fragilità e per la forza. Quando poi mi hanno chiamato per interpretare, prima per fare il provino e poi sono stata scelta, sono stata investita di una responsabilità molto grande, ma anche di un grande onore. Per cui siamo stati accolti nel migliore dei modi. Filomena e Gildo ci hanno sempre affiancati durante la preparazione. E Filomena ha voluto conoscere me e tutto il resto del cast e mi ha detto una frase che poi alla conferenza stampa del film, della fiction, è diventata un po' la frase simbolo. Ci ha detto: metteteci il cuore, perché noi in questa storia il cuore lo abbiamo perso. E quindi è chiaro che ci siamo sentiti accolti nella maniera migliore e ci siamo sentiti in dovere di andare al di là del nostro mestiere di attori, di metterci qualcosa che investisse i sentimenti, e su quello abbiamo lavorato e probabilmente ci siamo anche riusciti, spero di sì. La vicina Taras, storica città spartana che ti ha visto nascere, tu inizi a fare teatro lì. Il futuro del teatro e della Magna Grecia, perché tu sei impegnata anche in questo, quindi perciò ti lega ad Amesteano. Come lo vedi da attrice? Allora, il futuro della Magna Grecia è un conto, una cosa. Il futuro del teatro è diverso, perché purtroppo, diciamo, gli ambiti culturali nei momenti di crisi, che sono dovuti a diverse questioni, non ultima quella delle guerre così vicine a noi purtroppo, creano un clima di grande instabilità. I primi settori ad essere colpiti sono proprio quelli dei beni cosiddetti futili, che poi futili non sono, perché un bel film al cinema, uno spettacolo a teatro, non solo ti arricchiscono, ma rendono la tua vita migliore sotto tutti i punti di vista. Sono un momento di grande condivisione emotiva, del quale purtroppo questi tempi così freddi e troppo legati ai nostri cellulari avrebbero disperato bisogno. Quindi io di preciso il futuro del teatro purtroppo non lo conosco, però mi auspico, proprio per questi motivi e per mille altri ancora, che abbia un futuro. Quello che posso dire è questo: però quando siamo usciti dalla pandemia, tutti noi in qualche modo temevamo che la gente avesse paura di nuovo di stare chiusa in un luogo, di assistere ad uno spettacolo. Invece la prima volta che sono tornata a fare teatro dopo la pandemia è stato meraviglioso, perché mai come in quel momento ho sentito che la gente aveva bisogno di ricondividere sensazioni, emozioni, che fossero divertimento o commozione. Ma noi siamo animali sociali, noi siamo persone in mezzo alle persone, altrimenti non esistiamo. Quindi quello che posso augurarmi è che il teatro continui in eterno la sua vita e la sua storia. Invece io riprendo in piccolo l'Iliade con Massimo Vermüller a Roma a ottobre, quindi
quindi chi è a Roma andasse a vedere perché sono bravissimi. Progetti in campo? Guarda, ho appena finito di girare con Simona Izzo e Ricky Tognazzi un film in Sicilia e poi a breve uscirà Il Gattopardo, un ruolo anche in quella serie. E basta, per il momento io poi sono molto scaramantica, quindi dico solo quello che ho fatto, mai quello che farò. Grazie mille Anna, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Possiamo procedere con la premiazione e conquistare il centro del palco. Grazie. Se vuole aggiungere poi... Va bene, allora lasciamolo qui. Poi se vuole aggiungere qualcosa... Va bene. Per premiare Anna Ferruzzo, invito qui sul palco il vicepresidente della Giunta regionale Cosimo Latronico. Ed il vice sindaco della città di Policoro, Massimiliano Padula, se è presente. Buonasera e bentrovato. Prego, conquistiamo il centro del palco. Prego Antonio. Presidente, la... facciamo un applauso al vice sindaco. Vice sindaco, prego. Buonasera. Buonasera, bentrovato. Bene, grazie, grazie dell'invito, naturalmente complimenti agli amici che promuovono questo importante premio, quindi a Franco Labriola e i suoi collaboratori e quanti hanno collaborato, quinta edizione. Saluto l'ambasciatrice di Romania in Italia, noi abbiamo questa storia, io lo ricordo da bambino, dicevo al sindaco ad Amestiano, in un balcone della collina dell'entroterra veniva quest'uomo grandissimo e guardava, allora non c'erano i droni, quindi si sceglievano le colline per guardare la costa e ricorda Damestiano, io ero piccolo, come dire, questo sguardo così intenso che esplorava la collina che degrada verso il mare, questo Ionio che poi è la Magna Grecia che va da Taranto e Siberi, che non è un sogno, è una realtà, ecco, dicevo, la nostra conterranea tarantina. È vero che per lungo tempo le colonie se ne sono date di santa ragione, no? Da Taranto a Siberi, però era anche un'epoca di fermenti. E vedevo questo testo molto bello di Osanna, peccato che non ci sia, di Massimo Osanna, che racconta le radici della Magna Grecia. Noi abbiamo provato anche a livello regionale a costruire questo distretto della Magna Grecia finanziando un'importante opera di prosecuzione del lavoro di valorizzazione archeologica. L'archeologia racconta la storia, preside, che non hanno scritto gli storici, perché i reperti raccontano una storia diversa da quella scritta, quindi noi dobbiamo intensificare questo distretto archeologico, valorizzare l'eredità di Adamestianu, perché ha costruito con una lungimiranza, ragione l'ambasciatrice, importantissima negli anni 60-70, costruito il distretto archeologico della Basilicata, vedo qui i dirigenti della sovrintendenza archeologica, che sono un potente strumento di conoscenza e anche che dice quando sia stata grande. Noi spesso uno ritiene che la Basilicata sia una terra confinata, invece questa è una terra aperta, tante culture si sono contaminate, i greci, gli spartani, i tarantini, i sibariti e naturalmente in questa terra di meticciato c'è stata anche tanta cultura che ha costruito la radice e il cuore della cultura occidentale, la matematica, la musica, la filosofia, quindi abbiamo una cultura millenaria di cui non solo dobbiamo essere fieri, ma dobbiamo anche saperla, come dire, valorizzare. Qui ci sono i poli liceali che abbiamo costituito, è vero Presidente Marrese, no? Abbiamo fatto una battaglia perché nascesse il polo liceale, dove c'è il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo artistico, perché possa essere un campus per valorizzare questa storia millenaria e costruire anche competenze adeguate. Quindi complimenti a lei che ha fatto questo lavoro per la sua professione e complimenti agli organizzatori di questo premio. Voglio chiedere anche una battuta
Al vice sindaco, l'amministrazione comunale ha inserito il premio Dino Adamessiano tra i grandi eventi culturali di quest'estate, un bel riconoscimento di cui l'associazione è grata. Sì, buonasera a tutti. Sì, io credo che questa occasione, questo evento, facendo i complimenti chiaramente a Franco Labriola e a tutta la sua associazione, sia un momento molto importante per la nostra comunità, perché celebrare la professionalità e il lavoro che Dino Adamestiano ha dato alla nostra città vuol dire certo ricordare un lavoro fatto, ma vuol dire anche mettere un punto per il futuro. Noi siamo convinti che la nostra città culturalmente deve fare un passo in avanti, deve fare un salto di qualità, deve, giustamente come ha detto il sindaco in precedenza, rivendicare una propria identità, e questo noi lo possiamo fare solo grazie al lavoro di Dino Adamestiano, grazie al grandissimo patrimonio culturale che abbiamo e che quindi ci rende obbligatoriamente protagonisti nel prossimo futuro di una sinergia sempre più forte con tutti gli enti, dalla regione ma anche e soprattutto con la direzione museale, perché abbiamo l'opportunità nei prossimi anni di creare, di rendere la cultura il vero attrattore della nostra comunità, che insieme al mare, insieme all'ambiente, rappresentano un valore unico e di cui chiaramente la figura di Dino Adamestiano rappresenta il filo conduttore e la regia di tutto questo. Grazie al vice sindaco e assessore del Comune di Policoro. Prego, conquisti il centro per la consegna ufficiale del premio Dino Adamestiano 2024 d'anno Ferruzzo con la motivazione. Allora, premio Dino Adamestiano conferito ad Anna Ferruzzo, versatile protagonista sia a teatro che sul piccolo e grande schermo, per le pregevoli abilità artistiche e le sue ammirevoli doti di attrice donate al pubblico. Un applauso. Grazie. Prego. Mi scuso per non poter restare, ma non sto bene, quindi forse andrò a letto. Ecco, c'è un viaggetto e vado a dormire. Grazie infinite. Grazie ai miei ospiti che congedo. Grazie a lei per la presenza. Grazie. Buonasera. Buonasera. Come già preannunciato, il professore Osanna questa sera, premio Adamestiano 2024, non potrà essere con noi per motivi di salute. Il premio verrà comunque conferito al professore per il prestigioso lavoro svolto fino a questo momento. E io chiedo proprio un applauso anche per il premio Dino Adamestiano assegnato al professor Osanna. È arrivato il momento di dare il giusto riconoscimento a un gruppo di giovani che ha deciso di rimanere qui a Policoro e di mettere a disposizione della città le proprie competenze, le proprie conoscenze. Questi ragazzi hanno un sogno bellissimo, quello, e lo stanno già realizzando, il progetto è in itinere, dar vita ad un documentario sul grande maestro a 20 anni dalla sua morte. Questa sera vedremo il trailer di questo video e a cura di Parerga Studio e vediamo cosa hanno realizzato questi bravissimi giovani policoresi. Cos'è stato per me Adamestiano? Un professore di università, un fratello maggiore, in certi momenti anche un padre. Lui si presentava semplicemente con un fascio di fotografie aeree. Nel taschino della giacca aveva una matita termografica e un stereoscopio tascabile. È una figura che ha segnato un po' la storia dell'archeologia in Italia. È una figura che apre scenari importanti ancora oggi per la nostra regione. La Lucania era una terra incognita, cioè era una regione di cui non si sapeva assolutamente nulla. Quindi cos'altro di più attraente di una regione dove tutto era da fare, dove tutto era da scoprire? Ebbene, nel 1977 quella terra incognita aveva circa 10 pagine di bibliografia. Vedere dall'alto è uno strumento che dava a lui tanti vantaggi. La fotografia favoriva questa conoscenza immediata,
la morfologia dei luoghi, anche l'individuazione di possibili luoghi d'altura, quindi potenziali insediamenti antichi. Mi ha colpito molto la forte volontà di salvare i frammenti della storia antica della nostra regione. Lui ha messo sotto sopra tutta la Basilicata, lui ha aperto il museo di Melfi, di Venosa, di Grumento, di Metaponto, di Policoro. Facciamo in modo che con ai grazie a Dino Domestiano seguano azioni importanti e che questa figura sia sempre più attestata come una delle più grandi figure di beni intangibili della nostra regione. Una delle frasi che più volte mi ha ripetuto, Antonio, prima dell'archeologia viene l'uomo. Bene, procediamo con la terza premiazione della serata. Il premio Dino Adamessiano 2024 va anche all'architetto Pietro Laureano, consulente UNESCO ed esperto studioso dell'archeologia naturalistica e paesaggistica. Consulente UNESCO è protagonista di importanti ricerche e studi nel campo dell'archeologia naturalistica. Notevolissima l'ultima importante scoperta di Alula in Arabia con uno scavo archeologico sugli antichi sistemi idrici. Con numerosi saggi e libri pubblicati ha dimostrato come le oasi siano frutto dell'ingegno umano, patrimonio di tecniche e conoscenze per combattere l'aridità e modello di gestione sostenibile per il pianeta intero. Ha coordinato e gestisce progetti basati sul recupero delle tecniche antiche, dei sistemi di raccolta dell'acqua con vari organismi internazionali e autore di rapporti che hanno portato all'iscrizione di Sassi di Matera e del Parco del Cilento nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Diamo il benvenuto all'architetto Pietro Laureano. Buonasera, ben trovato. Prego, ci accomodiamo. Questa sera io le chiederò di parlarci del suo ultimo egregio lavoro di ricerca archeologica con al centro il tema dell'acqua, mai così attuale. Sì, dunque il tema dell'acqua è stato sempre il mio grande tema, anche dai Sassi di Matera, l'iscrizione UNESCO fu fatta su questo, qui sulla Basilicata. Quello che mi chiede adesso è un intervento recente, in corso ancora, in Arabia Saudita, a Lula, e questo posto straordinario dove 6 anni fa non c'era niente praticamente dal punto di vista anche di valorizzazione, perché era un luogo archeologico bellissimo, tipo Petra per intenderci, è come Petra in Giordania, però è la Petra in Arabia, Nabatea, con in più c'è tutto il sistema ambientale che a Petra adesso non si vede, del canyon con le oasi, le iscrizioni rupestre, ma la cosa straordinaria in questa Lula è che in soli 6 anni siamo riusciti a portarla ad un livello di recupero dei luoghi e dei villaggi abbandonati, di restauro dei villaggi abbandonati, facendola posizionare al primo posto fra le località turistiche visitate adesso in tutte le classifiche. E presero come esempio Matera anche, vennero a vedere cosa era stato fatto a Matera dall'iscrizione UNESCO in poi, e quindi a Lula ha seguito un altro percorso, ma sono voluti andare ancora più avanti. Il mio pallino è stato sempre quello di ritrovare le tecniche antiche, le tecniche tradizionali, per trovare delle soluzioni oggi sostenibili e necessarie. Si parla tantissimo di ingegneria naturalistica, di sistema verde, di soluzioni basate sulla natura. Tutta la nostra antichità era fatta così, era tutta basata sulla natura. Non parliamo qui della sistemazione delle terre di Metaponto e di Eraclea, fatte ispirate da Pitagora, una cosa che Demesteano studiava e che grazie alle foto aeree sono venute alla luce, che sono una cosa straordinaria e che si potrebbero oggi riprendere certamente. Ma comunque, ritornando ad Alula e all'Arabia, lì poi fanno le cose in grande, stanno facendo una grande riconversione ecologica, uscire dall'economia del petrolio per andare verso un futuro sostenibile.
fanno anche però mega progetti di tipo, così, sapete tutti, no? I grattacieli con le piste da sci in cima. Ecco, io lì mi batto perché si vada su delle cose più concrete, più sostenibili, e ho ritrovato delle antiche tecniche idriche che permettevano all'oasi di esistere, di avere l'acqua, che sono dei tunnel sotterranei, delle gallerie drenanti che vanno sotto il deserto e che drenano questi microflussi di acqua condensata durante la notte, praticamente acque inesistenti, vengono chiamate acque invisibili, acque che non si vedono, e tuttavia riescono a far crescere le palme, a creare poi per microclima che determina la presenza dell'oasi e quella presenza della vista. Nessuno credeva che sarei riuscito a trovarlo, invece abbiamo scavato con un'equipe italiana di Bologna, dell'Università di Bologna, Simone Mantellini, che scava a Samarcanda, un grande archeologo italiano, giovane, allievo di Maurizio Tosi, che era venuto con me anche a lavorare su Matera, e insomma abbiamo trovato questi pozzi che portano alla galleria sotterranea. E ancora misterioso è dove questa galleria sotterranea arriva, perché abbiamo trovato a 12 metri di profondità delle grandi pietre megalitiche che certamente non potevano essere state calate da questi pozzi dentro cui siamo scesi e che quindi dovevano essere già lì. Quindi una struttura molto più arcaica, che probabilmente risale al terzo millennio avanti Cristo, quando non c'erano ancora questi tunnel sotterranei, ma c'erano dei grandi pozzi, tipo quelli di Babilonia, dei Sumeri e così via, a cielo aperto, perché il deserto allora era verde, perché il clima era diverso, c'era più acqua. E poi soprattutto abbiamo trovato sulle rocce graffiti, seguendo la via dell'acqua, tutte incise con delle iscrizioni rupestri e dei simboli, il racconto di tutto questo luogo, che si chiama Intindil. Tidil non è un nome arabo, è un nome sumero, è una grande divinità, è una divinità femminile, una donna. Quindi questo era il pozzo madre, il pozzo della dea e il luogo della dea lunare che portava l'acqua e la vita nelle oasi. Quindi questo è un po' il ritrovamento su cui andremo avanti e speriamo troveremo anche cose straordinarie. È un piacere ascoltarle, che le abbia messo a disposizione del premio la sua grandissima esperienza. Grazie. Davvero. Vorrei dire solo un aneddoto su Dino Adamesteanu, come dicono in Romania, Adamesteanu come diciamo noi, perché io l'ho conosciuto da ragazzo, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo, di seguire delle sue lezioni anche, e poi l'ho rincontrato quando io ho già fatto l'iscrizione di Matera nel 2003, voglio organizzare un convegno in nome di Ridola, che è l'archeologo che ha fatto il museo di Matera, che il museo Ridola di Matera, e andai a trovarlo e lui purtroppo era già in ospedale, quindi forse fu una delle ultime volte che potetti vederlo, e dopo purtroppo scomparve, insomma, quindi credo che siamo a fine 2003. Mi sembra dire. E quindi gli parlai di questo convegno e li invitai dicendogli: senti, voglio che assolutamente sia tu ad organizzarlo, a esserci, non sapevo quello che sarebbe successo, evidentemente. E lui fu straordinario, perché mi disse delle parole bellissime che poi fanno parte proprio della mia ricerca, del mio percorso, perché mi disse: sì, vai avanti, questa è una tematica straordinaria, mi occupo di acqua appunto, e mi disse perché vedi, la Basilicata non ha 5 fiumi, no? Sapete, la Basilicata è come il palmo di una mano, 5 fiumi che vanno verso lo Ionio, non ha 5 fiumi, ne ha 6, perché il sesto fiume è l'acqua del cielo, è la pioggia, questa pioggia che noi dobbiamo riuscire a farne tesoro, a captarla, e questa è una sfida importantissima oggi, con l'estremizzazione climatica, che la pioggia arriva improvvisa, distruttiva, e invece armonizzando i suoli, preparando i terreni in un certo modo, rifacendo per esempio le aree umide, rifacendo quello che Pitagora aveva fatto nella Cora di Metaponto e nella Cora di Eraclea. Oggi potremo fare dei progetti per il futuro collegati con l'archeologia, collegati con il passato, per dare così probabilità al futuro che vogliamo, grazie a personalità come Dino Amesteanu, come Pitagora, come tutti i grandi che sono stati in questa terra. Grazie. Procediamo con la consegna del premio. A premiarla sarà il dottor Enrico De Capo, dirigente della provincia di Matera, ed il consigliere regionale Piero La Corazza, che invito qui a raggiungermi sul palco. Grazie. Buonasera, ben trovato. Chiedo anche a voi un breve saluto prima di procedere alla consegna del premio, e vi chiedo di raggiungere il centro del palco. Buonasera a tutti e a tutti, un grazie
all'associazione, in particolare a Franco Labriola, che mi ha messo nella condizione per la prima volta di essere a questo premio, dopo uno scambio di anni di riflessioni, lo dico all'architetto Laureano, quando nella legislatura precedente avviai questo progetto Scaviamo il futuro. Ma la circostanza mi permette di ringraziare Franco e l'associazione, perché sono un po' più fortunato degli altri che hanno dato il premio, perché posso combinare un minuto di riflessione di sua Damestiano e Laureano, che mi pare una miscela abbastanza esplosiva da questo punto di vista. E cioè, quando mi sono avvicinato alla figura di Damestiano grazie al sovrintendente De Sena, e ho capito, diciamo, non tantissime cose, ma forse una delle cose più importanti che mi hanno guidato poi in un po' di attività di ricerca, di studio e di approfondimento, che in realtà le pietre esprimono pensieri. E forse una delle caratteristiche della forza maggiore del lavoro di Damestiano è aver dato un pezzo di un pensiero forte a questa regione, a questo sud. E il pensiero è questo: noi, attraverso quella stratificazione di storia e di civiltà, innanzitutto sappiamo che la nostra identità non è possesso. Il nostro territorio non ci appartiene. È un territorio di transito, di viaggi, di approdi, di derive. E se dovessi essere ancora un po' più spinto, dovrei pensare a questo territorio dentro questa mediterraneità, dentro questo pensiero meridiano che ci riporta Franco Cassano, cioè questo luogo di transito, di culture, di civiltà e di radici che non sono un'identità ferma, bloccata, ma uno sguardo sul mondo e uno sguardo sul Mediterraneo. Perché Laureano, e chiudo, perché io credo che questa identità, queste radici, questo pensiero ha bisogno di luoghi forti, dentro quella transizione climatica e digitale, che proprio nella capacità del contributo di Laureano dato per Matera Capitale Europea della Cultura ci ricorda come questi luoghi possono vivere dentro una modernità, essere interpretati, rimmaginati, dandoci una nuova cultura dei luoghi e dell'abitare. Io credo che questa è la sfida più importante e più bella sulla quale ci consegna la memoria, la forza della memoria, la forza della ricerca, la forza del pensiero di Damestiano per il futuro di questa regione. Grazie. Dottor De Capo, se anche lei vuole rivolgere il saluto, sì, qui alla platea. Io innanzitutto porto i saluti dell'istituzione che rappresento e non posso che fare i più grandi ringraziamenti al professor Laureano, che non ha certamente bisogno di ulteriori commenti. La sua statura professionale di scienziato è tale da non consentirmi di diciamo fare ulteriori commenti, in quanto diciamo si potrebbe scadere in una retorica così banale. Ma voglio sottolineare che i suoi studi, il suo impegno sta affrontando una tematica veramente fondamentale, che è quella della desertificazione ormai del bacino del Mediterraneo, sulla quale noi dobbiamo veramente impegnarci, noi come istituzioni tutte, e provare veramente a fare qualcosa di concreto. Gli studi del professor Laureano, oltre al valore intrinseco, hanno dei risvolti applicativi estremamente importanti, che noi cerchiamo di seguire e speriamo che lui potrà sempre nel futuro consegnarci, sulla scia di quello che poi ci hanno insegnato anche i nostri predecessori della Magna Grecia, che scrissero le prime leggi di tutela dell'ambiente, che andavano proprio nella direzione di preservare un territorio e quindi cercare di lasciare il nostro territorio in una maniera il più possibile integra anche per le future generazioni. Quindi il nostro grandissimo ringraziamento, torno a dire, al professor Laureano, che si sta impegnando su tematiche veramente fondamentali per il futuro, direi, oserei dire, biologico della nostra società. Grazie. Bene, possiamo procedere con la consegna ufficiale del premio e innanzitutto leggiamo la motivazione per cui viene conferito questo premio. Eccellente urbanista, consulente UNESCO,
UNESCO, autore delle relazioni che hanno portato all'inclusione dei Sassi di Matera e del Parco del Cilento nell'elenco dei patrimoni dell'umanità, per il rilevante e mirabile lavoro dedicato alla ricerca, allo studio dell'archeologia naturalistica. Un attimo solo, il bello della diretta è anche questo, siamo tutti emozionati. Intanto tutti. Io ringrazio per il premio, visto che non l'ho fatto. Un applauso, un doppio applauso in questi casi. Veramente, un grandissimo onore riceverlo in questa città, il passato storico straordinario di Eraclea, le tavole di Eraclea, la ripartizione delle terre di Pitagora, sono cose che hanno un peso fondamentale nella storia. Ho sentito qui che si vuole candidare la Magna Grecia, dico era ora, è straordinario, è qualcosa che assolutamente si deve fare all'UNESCO. È patrimonio di tutta l'umanità, ma è patrimonio nostro, della Basilicata, dobbiamo essere noi ad andare avanti, a rivendicarlo, se non lo facciamo noi non lo farà nessuno, quindi ci dobbiamo impegnare noi come comunità, come tutti insieme. Grazie. Grazie. Procediamo con la consegna ufficiale del premio e con la foto di rito. Prego, prego, conquistiamo il centro del palco a favore delle telecamere. Prego, va bene così. Grazie, io congedo i miei ospiti e la ringrazio per aver impreziosito la serata come gli altri meravigliosi ospiti di questa sera. Grazie, grazie. Un percorso sensoriale fatto di emozioni, di pathos. È arrivato il momento di lasciare spazio al reading di Roberta La Guardia, che condurrà il pubblico presente appunto in un percorso ricco di pathos. Buonasera e grazie. Ci hanno gridato la croce addosso i padroni, per tutto che accade e anche per le frane che vanno scivolando sulle argille. Noi che facciamo? All'alba stiamo zitti nelle piazze per essere comprati. La sera il ritorno nelle file scortati dagli uomini a cavallo. E sono i nostri compagni la notte, coricati all'addiaccio con le pecore. Neppure dovremmo ammassarci a cantare, neppure leggerci i fogli stampati dove sta scritto bene di noi. Noi siamo i deboli degli anni lontani, quando i borghi si dettero in fiamme dal castello intristito. Noi siamo figli dei padri ridotti in catene. Noi che facciamo? Ancora ci chiamano fratelli nelle chiese, ma voi avete la vostra cappella gentilizia da dove ci guardate. E smettete quell'occhio, smettete la minaccia, anche le mandrie fuggono l'addiaccio per qualche stelo fondo nella neve. Sentireste la nostra dura parte in quel giorno che fossimo agguerriti, in quello stesso castello intristito. Anche le mandrie rompono gli stabbi per voi che armate della vostra rabbia. Noi che facciamo? Noi pur cantiamo la canzone della vostra redenzione. Per dove ci portate, lì c'è l'abisso, lì c'è il ciglione. Noi siamo le povere pecore savie dei nostri padroni. Grazie. Roberta ci ha deliziato con una poesia di Rocco Scotellaro, il sindaco poeta, il sindaco che si batteva e difendeva soprattutto i diritti degli ultimi, e quindi grazie Roberta e rivolgiamo anche un applauso al compianto Scotellaro. Procediamo con le premiazioni ed è la volta del dottor Antonio Affuso.
Archeologo specializzato in preistoria, ha condotto scavi e ricerche in Puglia, in Basilicata e in Calabria per conto di enti universitari e soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio. Svolge ricerche etno-archeologiche sulle origini e lo sviluppo dei sistemi socio-economici agropastorali del sud-est italiano e in particolare della Basilicata. Si occupa altresì di progetti di archeologia sperimentale, di didattica archeologica e ha all'attivo una consistente produzione scientifica. È presidente della società cooperativa ArcheoArt che dal 1990 svolge studi, ricerche e servizi per i beni e le attività culturali. Diamo il benvenuto al dottor Antonio Affuso, premio Dino Ada Messeano 2024. Buonasera dottore. Salve. Bentrovato, ci accomodiamo. Buonasera, sì sì, ci accomodiamo così. Il dottore ci parlerà dell'etica nell'archeologia attraverso le sue diapositive, io le lascio lo spazio. Eh sì, se mi metto qua forse è meglio che riesco a vedere. Mi metto... Allora, intanto vorrei comunque dire che il lavoro che noi stiamo svolgendo da molti anni qui a Policoro, che è quello di avvicinare il più possibile un vasto pubblico alla conoscenza storico-archeologica, non è soltanto opera mia, ma anche di coloro che collaborano da anni in questo percorso, a partire dal professor Baglivo, che condivide con me un percorso di vita e di lavoro, Marta Golin, Ada Preite, Mary Padula e tanti altri, scusate se mi sfugge qualche nome, che veramente si impegnano in una maniera straordinaria per fare in modo che il nostro patrimonio venga conosciuto il più possibile anche da un pubblico di non esperti. Allora, ho pensato di portare delle immagini, delle diapositive per poter dare il senso dell'attività che noi svolgiamo, anche perché quando si parla di archeologia spesso si pensa soltanto allo scavo oppure alla ricerca pura, però diciamo negli ultimi anni si sta sviluppando, si sta concretizzando questo bisogno di conoscenza da parte di target di pubblico che si avvicinano all'archeologia anche attraverso dei percorsi di tipo esperienziale. Allora, mando subito, ecco, questa è la prima immagine proprio nel Palazzo Lanfranchi di Matera durante un corso di formazione con ragazzi che hanno intrapreso poi dei percorsi legati alla valorizzazione del patrimonio culturale, percorsi di alta formazione che abbiamo coordinato, organizzato e spesso abbiamo insegnato direttamente all'interno. Allora, qui il grande potenziale della nostra regione è stato già abbastanza illustrato dai precedenti relatori, siti di rilevanza storico-ambientale, paesaggistica, archeologica, diciamo che l'ambiente è un po' il risultato di quello che l'uomo ha fatto dalla preistoria fino ad oggi, quindi l'ambiente già di per sé ci parla di una storia articolata alla cui base c'è il rapporto uomo-ambiente. Qui una veduta di Pisticci, insomma, da Anglona, con tutta l'area dei Calanchi e il centro abitato di Pisticci, che oggi rappresenta una delle mete più richieste dai nostri visitatori, perché noi ci occupiamo moltissimo di turismo culturale, abbiamo delle grosse aziende, abbiamo dei flussi importanti negli ultimi anni di visitatori che accompagniamo in visita nei centri storici, nei musei. Una delle nostre committenti più importanti è la Boscolo, che è un'azienda turistica che collabora con noi ormai da 4 anni e porta turisti in Basilicata sia d'estate, sia in primavera, sia d'inverno. Quindi il tanto decantato, ecco, la tanta decantata destagionalizzazione, noi la stiamo praticando in pratica da oltre 4 anni, grazie anche a dei committenti di un certo rilievo come la Boscolo, ad esempio, che conduce gruppi ad intervalli regolari, almeno 3-4 volte al mese arrivano qui in Basilicata. Andiamo avanti. Allora, qui ovviamente gli elementi che attraggono maggiormente nel nostro territorio del Metapontino sono i siti archeologici, ma come vi dicevo anche i centri storici, insomma aspetti che sono molto richiesti, ma diciamo che noi generalmente quando veniamo consultati per dei percorsi guidati, quando i committenti ci chiamano, siamo noi che proponiamo degli itinerari con diciamo dei siti la cui fruizione è ben consolidata, perché a volte si pubblicizza
utilizzano anche dei siti sul materiale pubblicitario, anche materiale pubblicitario che viene prodotto nella nostra regione, che non sono assolutamente fruibili, addirittura in molti casi non sono proprio avvicinabili, e per noi diventa un problema ogni volta che ci chiedono di visitare il sito tal dei tali, dire che purtroppo non si può visitare, che in realtà non è assolutamente fruibile. Allora, qui le attività io dico le attività delle sentinelle del territorio, sia il mio ruolo, sia quello di altri, tanti altri colleghi. Qui c'è anche una foto di Paola Iannuzzello, che anche lei è stata promotrice di un progetto imprenditoriale culturale nella zona di Marconia che si chiama Autochton, mentre il nostro si chiama Archeo Art. Diciamo pure che il nostro ruolo come liberi professionisti nasce proprio intorno agli anni 90, quando con le grandi infrastrutturazioni, l'alta velocità in Campania, l'oleodotto in Basilicata, si consolida maggiormente la figura del libero professionista che opera nel settore archeologico. Quindi noi siamo consulenti degli enti pubblici che fanno richiesta delle nostre attività, insomma della nostra professionalità per quanto riguarda le attività di archeologia preventiva, che sono indispensabili per prevenire i danni che durante i lavori di infrastrutturazione si possono fare al patrimonio culturale. Qui altri esempi. Con la ditta Smeda, non so, credo che ci sia anche qualcuno dell'azienda Smeda, questo lavoro sulla destra, ho voluto portare questo diapositivo perché questo carotaggio che è stato fatto a Scanzano è un carotaggio per la bonifica ambientale, quindi noi siamo, a volte selezioniamo un po' anche i lavori che abbiamo intenzione di fare, non sempre diciamo di sì a tutto. In questo caso, poiché questa sorveglianza aveva anche un valore etico di un certo rilievo, abbiamo accettato molto volentieri, perché questi carotaggi erano finalizzati appunto alla bonifica ambientale che si era è stata attuata in seguito allo sversamento di idrocarburi per un incidente di un'autobotte sulla 106, quindi proprio poco prima di Scanzano. È stata richiesta la nostra consulenza per la sorveglianza archeologica durante questi carotaggi per la bonifica ambientale. E sulla sinistra invece i lavori con l'OMPA e Fibra, lì è nella zona di Tinchi, Marconia, sempre documentiamo tutti i lavori di Movimento Terra per mostrare in realtà che durante questi movimenti non sono usciti reperti, quando non escono ovviamente, noi ci auguriamo che escano. Allora andiamo avanti. Allora, queste sono le attività che in maniera così un po' sperimentale, ma anche un percorso un po' diverso dall'archeologia alla quale noi spesso siamo abituati, abbiamo pensato di proporre in ambiti sia di adulti che di ragazzi, quindi sia per la formazione con le scuole, ma sia per la formazione con gli adulti. E devo dire che queste sono delle esperienze davvero incredibili. Pensate che i vasi che sono lì, che si stanno realizzando che sono stati realizzati durante questo percorso per adulti all'Istituto Agrario di Marconia, sono stati realizzati con l'argilla dei nostri calanchi e con delle determinate misture che noi abbiamo collaudato in seguito a degli studi di archeologia sperimentale sui reperti. In pratica dal reperto noi risaliamo alle catene operative, cioè cerchiamo di capire quali sono le fonti di approvvigionamento, dove si è verificato il recupero delle materie prime e come si è arrivati all'oggetto finito. Ma noi in campo archeologico abbiamo l'oggetto finito, quindi il lavoro che noi facciamo è quello di ricostruire attraverso lo studio dei manufatti il percorso per l'attività per la ricostruzione del manufatto. Quindi sulla sinistra addirittura per dei adulti fuoriusciti dalla piattaforma del lavoro, per loro è stata un'esperienza insomma abbastanza importante, almeno così l'hanno definita. Andiamo avanti. Ah, ok. E questo è un corso di alta formazione che abbiamo tenuto qui a Policoro sull'esperienza di lavoro nei processi di archeologia sperimentale e tecnologie tradizionali. Anche qui abbiamo lavorato sull'argilla, ma con la riproduzione di manufatti, con percorsi insomma legati all'archeologia sperimentale e soprattutto alla sperimentazione che ha visto coinvolti adulti e ragazzi dell'università. Qui invece uno stage che ho seguito con l'Università di Milano, con la professoressa Castoldi, con le attività di scavo, cioè ho seguito i ragazzi per uno scavo e abbiamo fatto anche delle consulenze su materiali che loro portavano allo scavo durante le ricognizioni. Queste sono delle attività che svolgiamo ormai
in un percorso consolidato col Museo Archeantropologico di Chiaromonte, con i ragazzi e a volte con gli adulti, i genitori, insomma dei ragazzi che partecipano, sempre sulla riproduzione di attività, sulla riproduzione manuale di manufatti. Qui abbiamo uno scorcio di una capanna neolitica che cerchiamo di ricostruire imitando, diciamo, quelli che potrebbero essere stati i gesti dell'uomo della preistoria del neolitico. Ancora, questa è un'area didattica che si trova presso la zona di Panepino, dove riceviamo moltissime scuole che vengono da tutta Italia e dove abbiamo un percorso naturalistico, una ricostruzione, qui abbiamo lo scheletro di una ricostruzione di una capanna neolitica in corso di realizzazione, le aree di scavo con le piccole cariole, insomma i piccoli elmi, ovviamente sono scavi artificiali che sono stati impiantati da noi, i percorsi naturalistici nella macchia mediterranea. E qui delle esperienze davvero sorprendenti che abbiamo fatto in collaborazione con delle cooperative sociali per favorire l'integrazione di persone che vengono da paesi molto lontani e da culture diverse, ma trovando punti in comune quando si parla dell'origine della specie umana. Qui abbiamo lavorato quest'anno col Museo di Sibari, abbiamo questa collaborazione, abbiamo vinto un bando, lavoriamo con tante famiglie, con tanti gruppi, ma anche con gruppi speciali, in questo caso l'Unione Ceca di Cosenza, su percorsi tattili e su riproduzioni di manufatti. E queste sono le attività di archeologia ricostruttiva, dalle fibule notrie rese ovviamente con il materiale come si dovevano presentare nell'antichità, perché il bronzo nell'antichità aveva questo colore simile all'oro, sono manufatti riprodotti e funzionali all'allestimento museale di una porzione del Museo di Chiaromonte, quindi la riproduzione di un corredo funerario, di una veste funeraria notria che abbiamo realizzato all'interno del museo. A volte, oltre che riproduzioni per gli allestimenti, queste riproduzioni li facciamo in ambito didattico laboratoriale. Queste sono le riproduzioni con coroplastica, quindi le riproduzioni di matrici, statuette, sempre ispirate alla nostra tradizione culturale. Dimmi se devo cominciare a tagliare? Sì, vedo già dallo squadro. Vado velocemente. La ricostruzione, tutte le esperienze PCTO, insomma, con le scuole, Pestum, la tecnologia e quant'altro, i vari workshop con i ragazzi, insomma, di varie scuole. Vado velocemente, qui ci sono i nostri amici fotografi che hanno organizzato questo tour con i motociclisti qua a Matera, turismo esperienziale con documentazione dal battello, insomma tramite motonave con visita alla città di Taranto, in alto il Parco dei Calanchi, insomma con viste. Vado velocemente, così mi sta dando diciamo il segnale che devo accelerare. Guardate le immagini, questi sono dei lavori che facciamo in relazione a quello che diceva prima la nostra amica presentatrice, sono delle indagini etnografiche ed etnoarcheologiche, stiamo lavorando molto sugli habitat rupestri delle cantine grotte della Basilicata Meridionale, fra cui San Giorgio, Roccanova e tante altre belle esperienze. Queste sono le varie promozioni. Sulla sinistra l'ultimo è un'immagine del convegno organizzato da Pietro Laureano qualche anno fa, dove ha partecipato con un contributo e ho messo in evidenza con una nuova datazione sulle pitture rupestre di Tuppo dei Sassi. Concludiamo con i nostri, insomma, siti, le nostre pubblicazioni che riguardano molto anche opuscoli delle varie mostre che abbiamo curato e abbiamo svolto. Okay. Grazie per l'attenzione. Scusami, non mi rendevo conto. Mi avevano detto che era un appassionato oratore, lo ha confermato questa sera? No, non credo di aver fatto nulla di straordinario rispetto a chi mi ha preceduto, insomma. Non basterebbe una serata per raccontare tutta la sua lunga esperienza. Guardate, ho fatto una selezione proprio molto stringata delle foto che avevo a disposizione, perché siamo sempre impegnati, e per fortuna devo dire, perché il nostro lavoro viene molto apprezzato, e non soltanto in regione ma anche fuori dalla nostra regione. Siamo contenti perché raccogliamo dei risultati e questo ci piace, insomma. Poi sono cittadino di Policorese e sono orgoglioso, insomma, di aver ricevuto un premio proprio nella mia città. A premiarlo sarà la direttrice regionale dei musei di Basilicata, architetto dottoressa Anna Maria Mauro, che torna sul palco. Benissimo, onoratissimo. Complimenti. Grazie. Complimenti per il premio. Va bene, grazie.
Leggiamo la motivazione. Fa un lavoro importante. Prego, dottoressa. Nei musei la didattica è un lavoro fondamentale perché unisce bambini, famiglie, fa un bellissimo lavoro. Grazie. Complimenti. Riceve il premio in quanto archeologo, presidente di Archeoart, perché con le sue competenze e il suo prezioso lavoro dedito a diffondere e a promuovere lo studio dell'archeologia con innumerevoli pubblicazioni, scavi, ricerche e didattica archeologica, contribuisce alla conoscenza della storia antica nei giovani della Basilicata e nei cittadini culturali del mondo. Grazie. Premio Dino Adamessiano 2024 al dottor Antonio Affuso. Vorrei soltanto aggiungere, se me lo consentite, questo premio io lo dedico a mio padre, imprenditore che è arrivato qui agli albori proprio dello sviluppo di questa cittadina e che mi ha educato all'autonomia di pensiero e alla libera iniziativa. Grazie. Grazie dottore. Grazie, la motivazione è importante. Grazie. Foto ufficiale di rito. Bocca al lupo. Un attimo solo, facciamo una foto ufficiale di rito del premio, dottoressa, grazie. Bene. Congedo i miei ospiti, grazie. Continua questo percorso sensoriale, continua questo reading dedicato a Rocco Scotellaro ed è per questo, per ascoltare un'altra meravigliosa poesia, torna qui a trovarci sul palco Roberta La Guardia. Noi non ci bagneremo sulle spiagge, a mietere andremo noi e il sole ci cuocerà come la crosta del pane. Abbiamo il collo duro, la faccia di terra abbiamo e le braccia di legna secca colore dei mattoni. Abbiamo i tozzi da mangiare, insaccati nelle maniche delle giubbe ad armacollo. Dormiamo sulle aie, attaccati alle cavezze dei muli. Non sente la nostra carne il moscerino che solletica e succhia il nostro sangue. Ognuno ha le ossa torte, non sogna di salire sulle donne che dormono fresche nelle vesti corte. Sempre nuova è l'alba. Non gridatemi più dentro, non soffiatemi in cuore i vostri fiati caldi, contadini. Beviamoci insieme una tazza colma di vino, che all'ilare tempo della sera s'acquieti il nostro vento disperato. Spuntano i pali ancora le teste dei briganti, e la caverna, l'oasi verde della triste speranza, l'Indo conserva un guanciale di pietra. Ma nei sentieri non si torna indietro. Altre ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi l'alba è nuova, è nuova. Grazie, viva l'arte, viva la poesia. Grazie per la possibilità di leggervela. Grazie a Roberta La Guardia. Questa sera un altro premiato, purtroppo non potrà essere presente, il professor Zuchtriegel, sempre per motivi di salute, però il premio verrà comunque conferito al professore per l'egregio lavoro finora svolto. Il premio Adamessiano intende rivolgere anche una particolare attenzione agli studenti delle scuole, a quegli studenti che realizzano dei lavori attinenti alla Basilicata, al patrimonio archeologico. È stato deciso di assegnare questo premio all'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi. Bene, per dirci qualcosa in più su questa assegnazione, come si è arrivati ad attribuire questo premio all'Istituto nella persona poi della sua dirigente, la professoressa Tarantino, io invito qui a raggiungermi sul palco il giornalista Salvatore Verde e la dottoressa Giovanna Tarantino che ci illustrerà il merito di questi ragazzi che hanno ottenuto questo importante riconoscimento. Accogliamoli con un applauso. Grazie. Buonasera e bentrovati. Buonasera a tutti i presenti. Buonasera. Comincerei con
giornalista, lo stimato e apprezzato giornalista. Grazie. Salvatore Verde, che ci racconta un po' di più su questa attribuzione del premio di studi Dino Adamesteanu. Un caro saluto a tutti voi con affetto e simpatie. Chi mi conosce sa che l'affetto lo rivolgo perché amo il genere umano, la simpatia perché siete qui a partecipare a un evento importante, non solo per Policoro, alla memoria del grande maestro Dino Adamesteanu. La scuola che riceve un premio. La scuola è educazione, è formazione, però è un lavoro, se riflettiamo un attimo, che ha a che fare con l'intelligenza astratta. Il grande merito del liceo Enrico Fermi di Policoro e della grande preside, oggi dirigente, come si usa dire, Giovanna Tarantino, è quello di aver saputo unire l'intelligenza astratta con la manualità e con la concretezza della memoria storica attraverso la riproduzione di oggetti di ceramica antica in un liceo che ha fatto di questo progetto un traguardo pluriennale che si è concretizzato con il coinvolgimento anche del Museo Archeologico Laseritide di Policoro e con il corpo docente e quindi con tutta la comunità scolastica, come diceva una volta il grande Don Milani. Perché è importante questo premio? Perché educa, secondo me, poi ci dirà meglio la preside, la dirigente, perché secondo me ci fa capire che il lavoro degli archeologi, che noi dobbiamo amare, in fondo loro danno sostanza alla nostra memoria. Loro fanno qualcosa di più di scoprire un tesoro. Un tesoro, quello è, una volta circoscritto, scoperto, quello è il tesoro. Loro fanno qualche cosa di più, cioè scavano in una miniera che non avrà mai fine. La ricerca del passato è come la proiezione della ricerca verso il futuro, non ha mai fine. E quindi il merito del liceo di Policoro, lo cito così modestamente, dove ho studiato pure io, diciamo mezzo secolo fa, ecco, è proprio questo, di essersi saputo imporre all'attenzione non soltanto regionale e di rappresentare un'eccellenza nella formazione lucana. La preside che la dirige, cito anche qui, giusto per la sostanza, è stata reggente pure al mio paese, io vengo da Tursi, e quindi è una dirigente che ha saputo conquistarsi sul campo le attestazioni di merito che noi le riconosciamo, e anche per questo è un grande onore per me questa sera darle questo premio. Giusto perché poi alla fine non voglio prendervi altro tempo, siccome io amo il genere umano, vi auguro tutti una buona vita e casomai qualcuno si distraesse, siate felici. Grazie, grazie. Professoressa, mani in magna Grecia, cosa sì. Hanno realizzato di meraviglioso questi ragazzi? Prego, al centro pure del palco. Sì, mani, ma innanzitutto rivolgo a tutti i presenti un caro e affettuoso saluto da parte di tutta la comunità che mi onoro di rappresentare. Ringrazio l'associazione e qui presenti che hanno voluto omaggiare l'istituto che rappresento per questa attestazione di merito. Un'attestazione di merito, dottor Labriola, che è gradita all'istituzione perché il progetto Mani in Magna Grecia è in realtà un progetto che ormai ci vede protagonisti nella conoscenza della città di Eraclea e soprattutto nella valorizzazione di tutta la tradizione magno-greca. Come lo ha fatto? Lo ha fatto innanzitutto conoscendo e approfondendo i contenuti della Magna Grecia, lo ha fatto conoscendo e valorizzando attraverso la produzione di una guida turistica geosatellitare, quindi abbiamo un'app che ci identifica, ci porta nei punti di interesse della città con degli approfondimenti sia storici, culturali e turistici. Lo ha fatto con la produzione insieme al museo e grazie alla collaborazione del dottor Colelli nella produzione di una guida del museo in particolare che è stato prodotto da noi e in ultimo ma non meno importante con diverse edizioni di riproduzioni di Monili grazie
ai docenti, perché i ragazzi da soli non vanno da nessuna parte, se non vi è la dedizione, l'interesse di tutto il mio preziosissimo corpo docenti che si impegna annualmente in questa direzione. Quindi una attestazione, una conoscenza che non è soltanto trasversale, ma diventa addirittura frutto di un percorso di cittadinanza attiva come fruitori ma anche valorizzatori di questa bellissima città. Grazie. Procediamo con la consegna della pergamena. Invito qui sul palco il direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro, Carmelo Colelli, per la consegna. E Salvatore, se vuoi, mi permetto di darti del sì, volevo approfittare. Se vuole aggiungere altro. No, volevo aggiungere una cosa, visto che c'è l'ambasciatrice della Romania. Io sono un estimatore grandioso di uno dei più grandi registi della storia del cinema della Romania. Pintiglie, Lucian Pintiglie. Ecco, mi permetto di segnalare che molta parte della cinematografia romena non si vede in streaming, non è possibile recuperarla da nessuna parte. Se potete fare qualcosa, ve ne saremmo grati. Anche un appello, diciamo. Anche un appello, bene, bene. E quindi questo è, diciamo, per il cinema. Sempre sopra le righe, sempre. Direttore, leggo la motivazione? Sì. Siccome le fortune non vengono mai da sole, io mi sono operato di cataratta il mese scorso. Dunque, al secondo premio di studi ad Emesteano per il progetto inclusivo di laboratorio ceramico artistico Mani in Magna Grecia, perché garantisce attraverso la manualità artistica un momento di conoscenza della Magna Grecia, Lucana e della città di Eraclea. Un premio in denaro di 1.500 euro per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la crescita del laboratorio, che non mi sembra grazie, poca cosa. Grazie, grazie. Grazie a Franco Labriola e all'associazione. Grazie, dottor Labriola. Procediamo con la consegna del premio, la foto grazie. Di rito, quindi ci mettiamo a favore di fotografi e telecamere. Grazie, grazie a tutti e buona serata. Grazie a grazie questi a tutti. Straordinari grazie a ospiti, grazie sempre per il vostro prezioso troppo contributo. Buono. Thank you.
questo schermo gigante avete visto scorrere alcune delle immagini che hanno immortalato i ragazzi durante la realizzazione del lavoro, che poi ha ottenuto il riconoscimento, il premio Studi Dino Adamesseano 2024. Quindi un applauso agli studenti dell'Istituto Fermi di Policoro, alla dirigente, a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo lavoro. L'ultimo premiato della serata è il dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Impegni istituzionali hanno impedito al presidente di poter partecipare, però per voi questa sera c'è un contributo video. Quinta edizione del premio Dino Adamesseano. Il dottor Nino Cartabellotta è tra le personalità prestigiose che quest'anno riceveranno il premio e io voglio dare proprio il benvenuto al dottor Cartabellotta. Grazie a voi per il prestigioso riconoscimento. Mi dispiace non essere presente, ma lo sono col cuore e ovviamente ringrazio tutti gli organizzatori per questo prestigioso riconoscimento. Presidente, il maestro Dino Adamesseano, oltre ad essere stato un protagonista dell'archeologia mondiale, è stato anche un protagonista della crescita, dello sviluppo della terra lucana per le battaglie civiche che ha portato avanti. Il comitato scientifico ha deciso di premiare la fondazione che lei presiede per l'impegno profuso per la tutela del diritto alla cura e per la salvaguardia della sanità pubblica. Le chiedo cosa è necessario fare per garantire un'inversione di rotta, per garantire una sanità pubblica efficiente, considerato che le ragioni del declino, le ragioni politiche sono diffuse e trasversali. Ma le nostre analisi indipendenti già prima della pandemia avevano dimostrato che il Servizio Sanitario Nazionale non stava bene, tanto che parlavamo di un paziente con patologie multiple, ovviamente legate al sottofinanziamento che è durato più di 10 anni, dagli anni 2010-2019, che ha indebolito il capitale umano, il personale. Poi è ovvio che un po' l'effetto shock della pandemia, durante la pandemia c'è stato quel grande impegno dei professionisti sanitari, ma dopo non si è riuscito, nonostante tutte le forze politiche durante il periodo pandemico avessero così glorificato i professionisti sanitari e detto che il Servizio Sanitario Nazionale doveva essere potenziato, questo di fatto non è avvenuto. Cosa si deve fare? Noi lo abbiamo dettagliato ampiamente nel nostro piano di rilancio. È ovvio che ci vuole un consistente aumento del finanziamento pubblico, pur in un momento di difficoltà economica del Paese, ma ci vogliono anche coraggiose riforme in maniera tale da poter garantire a tutte le persone il diritto alla tutela della salute. Ma prima di tutto ci vuole una visione, perché la politica con la P maiuscola deve decidere dove portare la sanità pubblica, perché se si vuole ricostruire una sanità pubblica basata sui principi di universalità, di uguaglianza, di equità, che è quella della legge istitutiva del 78, ci vogliono tanti soldi e ci vogliono riforme coraggiose che vanno in una direzione. Se si vuole andare verso un sistema misto, diciamo all'americana, è evidente che ci vorranno sicuramente meno soldi, ma ci vogliono altri tipi di riforme, ma sicuramente, voglio dire, le persone avranno meno diritti. Ecco perché noi ci continuiamo a battere per un sistema che sia pubblico, universalistico ed equo, perché tutte le persone hanno il diritto di essere curate alla stessa maniera, indipendentemente dalle proprie capacità di spesa. Dottor Cartabellotta, la Fondazione Gimbe ha, con dati alla mano, segnalato una regressione dei servizi sanitari al Sud in seguito all'approvazione dell'autonomia differenziata. Perché ritiene che l'autonomia limiti il diritto alla cura, soprattutto al Sud? Ma le ragioni sono diverse, l'ho espresso io in audizione in Commissione Affari Costituzionali, prima alla Camera e poi al Senato. Innanzitutto perché, come dicevo, il Servizio Sanitario Nazionale oggi è in grande affanno in tutte le regioni, anche nelle ricche regioni del nord. In secondo luogo perché oggi noi siamo di fronte a quella che ho definito una frattura strutturale nord-sud, dove le regioni del sud sono molto indietro nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sono gravate da un'importante mobilità sanitaria verso le regioni del nord, e anche per quello che io chiamo un po' un effetto paradosso, perché se le regioni del sud si indeboliscono ulteriormente e aumenta la mobilità sanitaria verso le regioni del nord, qual è il paradosso? Che nemmeno le regioni del nord riusciranno a erogare l'assistenza per i propri residenti. Quindi il paradosso è che aumentare dare maggiori autonomie alle regioni del nord, che già sono più forti dal punto di vista sanitario, da un lato aumenterà la diseguaglianza e da un lato peggiorerà quella che è l'erogazione dell'assistenza anche nelle regioni del nord,
ma a mio avviso darà anche il colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale, perché queste autonomie maggiori rischiano di far saltare tutti gli equilibri. Pensa che per troppi anni la sanità non sia stata al centro dell'agenda politica. Serve in altri termini un piano di rilancio, un patto sociale ed economico che consenta di rilanciare la sanità e che utilizzi proficuamente anche i fondi del PNRR, considerato che il livello della spesa sanitaria negli anni è stato sempre molto basso. Ma guardi, noi oggi abbiamo un livello di spesa sanitaria pubblica che ci colloca intorno al 15º-16º posto tra i paesi europei. Il gap rispetto alla media dei paesi europei è di quasi 900 euro pro capite, che sostanzialmente significa quasi 48 miliardi in meno. È evidente che con questa differenza di investimenti si fa fatica a pagare il personale, a comprare le apparecchiature, a erogare le prestazioni. Quindi quello che oggi vivono tutti i cittadini, lunghe liste d'attesa, pronto soccorsi affollati, difficoltà di trovare un medico di famiglia, migrazione sanitaria, cioè sono tutti fenomeni che conseguono al definanziamento, ma anche ad aspetti di tipo organizzativo. Noi abbiamo parlato proprio di rinnovare un patto politico e sociale, un po' come avvenne nel 1978, perché la politica, non intendo il governo attualmente in carica, ma la politica con la P maiuscola nel senso più ampio del termine, deve riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale è un bene comune, è un pilastro della democrazia, è uno strumento di coesione sociale, ma è anche una leva di sviluppo economico del paese, perché nei paesi dove si investe di più in sanità la popolazione sta meglio e produce più anche in termini di PIL. Se non facciamo questo passaggio, lo prima culturale, mentale e poi politico, il servizio sanitario andrà un po' per conto suo e rischia ovviamente di fare perdere continuamente quello che è il suo obiettivo fondamentale. E noi quello che rischiamo oggi è di passare da un servizio sanitario nazionale che è stato fondato per tutelare un diritto costituzionale a 21 sistemi sanitari regionali che invece sono basati sulle leggi del libero mercato, cosa che un paese civile e democratico come l'Italia non può permettersi. Missione Salute PNRR e il report della Fondazione Gimbe. Quali sono le criticità emerse e quali invece le opportunità che la politica è riuscita a cogliere? Ma guardi, il PNRR Missione Salute sicuramente rappresenta un'opportunità per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, ma è ovvio che non può essere una stampella per un servizio sanitario che è claudicante per conto suo, quindi deve essere inserito in un piano più generale di rafforzamento della sanità pubblica. Noi, per quello che riguarda gli obiettivi europei, siamo perfettamente in linea. Il vero problema è che oggi adesso si cominciano a scontare quelle che sono le difficoltà delle regioni, in particolare quelle del sud, nell'attuazione di una serie di riforme, in particolare in tutta la riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Perché è vero che noi dobbiamo restituire all'Europa dei risultati univoci, ma dobbiamo anche ridurre quelle che sono le diseguaglianze tra i territori, le diseguaglianze tra le regioni, motivo per cui, anche ricollegandomi a quella che era l'osservazione precedente, sembra un po' come andare con l'autonomia differenziata, citando Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria, cioè da un lato noi sigliamo il PNRR, indebitiamo le future generazioni per ridurre le diseguaglianze regionali e poi approviamo una legge che invece finirà per aumentarle. È evidente che adesso le regioni devono avere una maggiore verifica, controllo e verifica da parte dello Stato, o quello che è certo è che sicuramente siamo indietro con l'attuazione di vari obiettivi intermedi e quindi speriamo che si riesca ad accelerare, tanto che viene ipotizzata, diciamo, anche un prolungamento di quelle che sono le scadenze. Le opportunità sono tante, ma ribadisco, il PNRR non può essere la stampella del servizio sanitario, perché come sappiamo finanzia solo strutture e tecnologie, ma bisogna che ci si mettano, diciamo, i soldi sul piatto della spesa corrente per il personale, perché altrimenti rischiamo che tutte queste strutture, le case di comunità, gli ospedali di comunità, rimangano sostanzialmente vuote, delle scatole vuote, proprio perché ci troviamo in un momento di grave carenza di personale medico, ma soprattutto infermieristico. Presidente, adesso le leggerò la motivazione che ha portato all'assegnazione del premio Dino Adamestiano al dottor Nino Cartabellotta, fra i maggiori esperti di ricerca e sanità del nostro paese, autorevole presidente e coordinatore scientifico della Fondazione Indipendente Gimbe, per la sua grande professionalità e il suo vivo e proficuo impegno finalizzato a salvaguardare, difendere e preservare la sanità pubblica e il diritto alla cura. Ringraziamo il dottor Nino Cartabellotta, al quale auguriamo un buon lavoro. Grazie ancora a voi e buona manifestazione. E adesso un momento musicale.
il segmento musica in Magna Grecia. Sale qui sul palco e ci delizia con il suo solo di chitarra, Salvatore Visaggi. Thank you.
Per questo artista Salvatore Visaggi. Complimenti. Questa serata è stata possibile grazie al lavoro, all'organizzazione, alla dedizione del presidente dell'associazione culturale Idealmente Franco Labriola, che invito qui a raggiungermi sul palco. Grazie Antonella, grazie a tutti, vorrei ringraziare particolarmente chi ci ha supportato in questa iniziativa, perché questa è un'iniziativa che si costruisce non in due giorni, non in un mese, non in due mesi, ma in un anno, e quando poi ti accade all'ultimo secondo che ti viene a mancare l'ospite perché per problemi di salute... Potete immaginare lo stress che questo comporta. È stata dura, Presidente, ma ce l'abbiamo fatta. E però abbiamo superato anche questa, perché io ero convinto di questa cosa, perché il valore del premio Ad Mesteano non sono gli ospiti portano un contributo autorevole, importante, di esperienze, di competenze istituzionali, ma poi c'è il... ci sono le radici che sono state piantate in modo profondo da parte di Dino Ad Mesteano in questa terra, ed è questo che alimenta il premio. E io sono convinto che
ogni anno questo premio dovrà crescere, perché crescendo questo premio, al di là di chi saranno i protagonisti, oggi lo siamo noi con il gruppo che lavora, non è solo Franco, ma c'è un gruppo importante che lavora alla buona riuscita del premio. C'è Antonella egregia nella conduzione, c'è Filippo Orlando nelle interviste magistrale, c'è Giuseppe Stamerra che ha fatto di tutto per cercare di portare qui Anna Ferruzzo, ma ci sono tanti, tanti, c'è Nicola che lo vedete lì, imperterrito a registrare, a fotografare, a intervistare. C'è Big Service che dà il suo contributo importante, tecnico importantissimo. Ci sono i volontari della Croce Rossa, ci sono i volontari dei Carabinieri che curano la sicurezza. C'è un gruppo che lavora per la buona riuscita di questa iniziativa. Io sono questa sera molto soddisfatto della serata. Ringrazio le istituzioni, chi ha patrocinato questo evento, in primis la città di Policoro, nella persona del sindaco, del vice sindaco qui presente, l'assessore Scarcia che è sempre presente al premio Admesteano, ma tutti quelli che hanno partecipato. Io ho visto il sindaco di Valsinni, l'assessore Federico Lasalandra che è sempre presente, di Tursi, ci sono istituzioni che sostengono il premio con la loro presenza, e questo è un fatto importante, molto importante. Poi ci sono i segmenti, che non sono un qualcosa di estraneo al corpo del premio, sono dentro il premio. Il segmento di archeologia dell'anima è un filo conduttore che va a recuperare momenti poetici importanti della nostra regione. E Roberta Laguardia con le sue esibizioni ci diletta con interpretazioni magistrali, importantissime. Questa sera avete visto Salvatore Visaggi in una sua esibizione di un assolo con chitarra, magistrale. Non c'è bisogno di avere grandi, in alcuni momenti grandi nomi, c'è bisogno di cultura, e noi è questo che vogliamo alimentare, la cultura. E se non fosse per questo, noi non avremmo qui ormai da diversi anni la presenza della famiglia Admesteano. Cristina, ti invito a venire sul palco, perché la presenza della famiglia Admesteano qui a Policoro, ad ogni iniziativa, prego, prego, vieni, vieni, ad ogni iniziativa è un sostegno formale al premio Dino Admesteano. Non è un qualcosa di irrilevante, qualcosa di fondamentale. Senza la famiglia Admesteano, il premio Admesteano non si può fare, e noi lo sappiamo benissimo, e noi ringraziamo la famiglia che ci è vicina in ogni iniziativa per questa cosa. Come ringraziamo l'ambasciata di Romania che dalla prima edizione non ha fatto mai mancare il patrocinio al premio Dino Admesteano. E non è un caso che questa sera abbiamo voluto premiare Sua Eccellenza l'ambasciatrice, perché c'è una vicinanza, una comunanza culturale che si va intensificando anno dopo anno, e questo per noi è un fatto importantissimo, perché abbiamo in mente altre cose, lo avete visto stasera, stiamo lavorando con alcuni ragazzi giovani professionisti di questa città ad un corto documentale su Dino Admesteano, che è qualcosa di importante, che noi vogliamo far viaggiare in Italia ma anche all'estero. Stiamo costruendo, abbiamo avuto una interlocuzione con l'Accademia di Romania a Roma, anche questa vuole costruire un percorso di collaborazione sempre nel nome di Dino Admesteano. E per noi questo è un grande vanto, è una grande soddisfazione che ci ripaga della grande fatica che noi facciamo per far vivere questo premio. Per questo voglio ringraziarvi e voglio ringraziare tutti della partecipazione, e voglio ringraziare Cristina, la famiglia Admesteano, con un pensiero che io avevo già preparato, che è questo, che è la riproduzione del premio Admesteano anche alla famiglia
Adamesteano. Grazie. Grazie, grazie mille e grazie per invitare, grazie per questo omaggio a mio zio, grazie, grazie per tutto. Sono molto impressionati, no, non solo io, noi tutta la famiglia. Grazie. Grazie a voi. Antonella, puoi fare i saluti di rito. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie. Prego, prego, puoi portarmi. Bene, la serata volge al termine, quindi lo ha già fatto il Presidente, però voglio anche io ringraziare le numerose istituzioni presenti questa sera, i prestigiosi premiati, gli ospiti che hanno impreziosito la serata. Roberta Laguardia è un'attrice, è una interprete, è una scrittrice, ha scritto un libro, Blu di Prussia, ha interpretato Franca Rame con la, anche il patrocinio poi della Fondazione Dario Fo, lo spettacolo è sempre riprodotto in più città, in più teatri, è un'attrice molto attiva nel sociale e come lei abbiamo avuto anche Antonio Orlando che è uno scrittore, che è un ideatore di Vox Libri, la trasmissione che va in onda su tante emittenti del digitale terrestre in tutta Italia, ma così come Visaggi che ci ha deliziato con la sua musica, insomma ringraziare di nuovo tutti sarebbe allungheremmo ancora di più la serata, quindi io rivolgo di nuovo il mio personale ringraziamento anche alle forze dell'ordine, a voi presenti e agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della serata, le giostre, Snoopy, Arpor, Ottica di Martinelli, Mora SRL, Technologil, Technologil, BS dico bene, Costruzioni. Bene, il patrocinio dell'Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, il Ministero della Cultura che ha patrocinato l'evento insieme alla Regione Basilicata, Lupi Basilicata, la provincia di Matera, il comune di Policoro, il GAL Start 2020. Questa sera abbiamo onorato il grande maestro, grazie alle sue scoperte è stato possibile delineare nuovamente la storia del nostro passato remoto, riscriverla, ha rivoluzionato questo territorio, lo ha fatto con le sue scoperte, lo ha fatto con le sue invenzioni, lo ha fatto con le sue idee brillanti. Questa sera abbiamo conosciuto qualcosa in più delle radici di questa meravigliosa terra. L'appuntamento per tutti è al prossimo anno con la sesta edizione del premio Dino Adamesteano. Grazie a tutti, buonanotte. Mangiato o no?